Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Quel Taleale. Eccoci di nuovo con Alan Wake e andiamo allora a sconfiggere i mortacci del tornado. Ti è arrivata una macchina sulle gengive, ma che cos'è? Così si fa. Alan, occhio, che qua il tornado. Oppela. Qua dobbiamo sfoggiare tutta la nostra agilità, Alan. Alan, cos'è? Con quell'andatura di mortacci. Attenzione, si insinua, Alan. Attenzione al furgoncino. Vai Alan, siamo tutti con te. Fate il tifo per Alan, per la sua fisicità, la sua sportiveggianza. Aia, mazza di trambata. Non puoi vincere. Ma vaffanculo. Ok, forse ha ragione. Sì, potrebbe aver ragione. Sì, diciamo che effettivamente. Aspetta. Alan, questa volta cerchiamo di vedere dove andiamo. Non puoi vincere. Vaffanculo, signor. Oddio. Allora, visto che ci abbiamo il lanciarazzoni, ma tipo. Sì, bella cagata. Ma posso tipo. No, non mirare in automatico. Che cazzo stai facendo, Alan? Spara così. È tornato, come se non ci fosse un domani. Qualcosa lo becchiamo. Aia. Sui denti lo becchiamo qualcosa. Alan. Ma che cos'è? Ma perché va avanti? Ma sei proprio un figlio di Alan. Aia. Siamo fatti prendere dallo spara-spara e Alan non ha visto dove cazzo stava andando. Aia. Via, Alan. Occhio. È tutto questo sflesciume che ci distrae. Non puoi. Sì, lo so, signori. Aspetta, là. Ok, questo. Aia. Carica come se non ci fosse un domani. No, cerca di. Alan, guarda dove cazzo stai andando. No. Ma presumo sia questo l'obiettivo, quello di sparare a random là dentro. Sparo un altro poco, poi andiamo più avanti. Vorrei eliminare qualcosa, visto che. Ok. Adesso ricarichiamo e andiamo avanti. Ricarica, ricarica. Guarda con quanta agilità. Ok. Adesso attento, fai passare tutto e là. Mamma mia, abbiamo rischiato. Alan, però. Cazzo. Non so se dobbiamo. Andiamo. Alan, però perché mira come. Presumo che. No, Alan. Sto facendo incazzare. Attenzione, io continuo a sparare a bagnarola. Non va a funzionare. I piccioni cerco di eliminarli così perché non vorrei sprecare colpi in più, visto che non ci abbiamo tanti. Ok. A bomba, a bomba. No di pancia, Alan. Merda. Tesoro, era solo un brutto sogno. Era solo un altro incubo. No,
Va tutto bene. Sei a casa. Non era un sogno. Va tutto bene. Accendi le luci. Accendi le luci! Shh, amore. C'è corrente, la luce non funziona. Torna a letto. Ti farò dimenticare la paura del buio. Che poi, scusa, la mia paura è la lei tua. Lei dormiva paura. Così, non perché così? Perché non sei spaventata? Tu non sei Alice. Accendi subito la luce. È per sfiducia. Dov'è il clicker? Cosa ne hai fatto? Alan, mi stai facendo paura. Torna a letto. Hai preso le tue pillole? Vuoi che chiami il dottor Hartman? C'è un problemino tecnico-tattico che noi abbiamo visto. Departure è il tuo miglior lavoro. Sei un genio. Sono così fiera di te. Torna a letto. Ne riparliamo domattina. Torna a letto, Alan. Tom, torna a letto. Vai, Alan. Raccogli. Devi riuscire ad arrivare al cottage. Ti sbarrerà la strada. Non ti lascerà passare. Non ha cuore. È pieno di oscurità. Devi riempire il suo cuore di luce. Non preoccuparti del signor Graffio. I tuoi amici lo incontreranno quando sarai andato. Allora, due Alan, ve lo dico, non li reggo, soprattutto se uno c'ha la faccia pure da pirla. Usa quindi il click. Cos'è? Palo del telefono. Ok, questa punto di controllo raggiunto. Possiamo usare la torcia per... E come sentite, di sottofondo c'è lui che scrive a macchina. Io farei apparire un po' di tutto. Ok. Sentiero, vai. Telefono, non so, possiamo rispondere? No, eh. Vai, Alan. Scriviamo tutto. Cosa? Ti lascio. Ho incontrato con te. Sono innamorata di me. Alice, no, cosa stai dicendo? Non puoi. Non mi ha. E come potresti? Non hai niente di senso. Non fai altro che torturarti con un lavoro che non senti durare. No, ti amo più di ogni altra cosa al mondo. Tu sei... sei la mia musa. Non più. Chi sei? Cosa hai fatto alla mia Alice? Stai facendo? Accendi le luci! Cosa fai, Alan? Smettila! Riaccendi le luci! Non era... Ho scritto tutto. Non era successo realmente. Non sei la mia Barbara! Tom, lasciami andare. Ti prometto che sarò qua. Per favore, ragazzaccio, slega. Ti aiuterò a scrivere il tuo capolavoro. Ti amerò per sempre. No, tu non sei Barbara Jagger. Ho fatto un terribile errore. Non avrei mai dovuto scrivere del tuo ritorno. Sei tornata sbagliata. Il tuo cuore è pieno di oscurità. Metti via quel coltello, Thomas. Mettilo via. Il tuo cuore è pieno di oscurità. Toglierò. Tom! Ti prenderò nell'abisso. Tom! Se sei persa. Ok. Pieno di oscurità. Stammi lontano, strega. Dove sono? Lasciami andare. Alice! Alice! Sto arrivando! Tuo marito si è rifiutato di fare come gli avevo chiesto. Ora non l'avrai mai più indietro. Sono molto più vecchia di te. Più vecchia della tua prima opera d'arte.
troverò un nuovo volto da indossare. Qualcun altro che mi somigli libera. Potevo sentire la presenza di Alice vicina. Allora capii cosa fare. Sapevo come scrivere il finale di Departure. C'è la luce e c'è l'oscurità. C'è causa ed effetto. C'è il peccato e c'è l'espiazione. Ma tutto deve essere in equilibrio, tutto ha un prezzo. Ecco dove Zane aveva sbagliato. Il viaggio per tornare alla luce è lungo e buio. Alice! Alice! Oh no! Oceano. Alan, svegliati.
Ok ragazzi, siamo arrivati anche alla fine di Alan Wake. Spero che questa serie vi sia piaciuta. Il titolo, come detto, è molto particolare perché è uno di quei titoli che fa dell'atmosfera, della narrazione, dello stile narrativo, oltre che alle tantissime citazioni, quello che ti tiene incollato allo schermo. Io ho sempre detto che è un titolo da giocare, ti lascia nel finale un po' quel qualcosa, come se non sai se hai ben capito quello che è successo, come se ti lascia come a dire ok, però ci manca qualcosa, ho capito bene, è vissuto nella sua storia, nella sua narrazione, si è trovato bloccato nel suo romanzo, ha dovuto ripercorrere quello che è stato un suo, diciamo, tra virgolette, trauma da bambino, quello della luce, che l'ha aiutato a riuscire dall'ingarbugliamento della sua narrazione, del suo stesso libro che lui ancora non sapeva di aver scritto e trovava pian piano le pagine, poi alla fine gli dice svegliati la moglie, quindi è uno di quei titoli che appunto, come dicevamo, che si rifà Stephen King, che arrivi nel finale e dici ok, ho capito, ma potrei allo stesso tempo non aver capito una sega, ma non in lato negativo come alcuni giochi che ti lasciano alla fine come non hai capito niente. Ad esempio abbiamo visto recentemente Devil Within, ma in questo caso è un non so se ho capito, però mi è piaciuto, perché ti lascia con quel dubbio, con quell'enigma finale che comunque ti porta magari a rigiocare il titolo, a cercare tutte le pagine, a seguire meglio la narrazione, a seguire meglio i dialoghi e tutto quanto. Quindi anche da questo punto la rigiocabilità è molto alta. Io, come detto, ho amato la narrazione di questo titolo, ho amato lo stile fatto ad episodi del gioco, ho amato l'ambientazione e anche dal punto di vista, diciamo, strettamente del gameplay non è affatto male. Io spero che vi sia piaciuto anche a voi questo titolo, l'ho rigiocato con piacere per portarvelo anche a voi. Credo che aspetteremo un pochino e poi, se vi va, possiamo andare a vedere anche il DLC che è Alan Wake American Nightmare, per poter scoprire qualcosina in più sul gioco. Però magari non adesso porto avanti qualche serie, poi tra poco vediamo, ci organizziamo un po' e ci facciamo anche quel DLC. Voi fatemi sapere se vi può interessare o meno, come sempre commentate, fatemi sapere la vostra, seguite anche le altre serie, seguitemi sulla pagina Facebook e sul secondo canale, quel tale Ale Games. Noi allora ragazzi ci vediamo con le prossime serie, grazie a tutti per aver seguito questo Alan Wake e un saluto a tutti da quel tale Ale.